42. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Brick Nauts. Questa sera, come potete vedere, vi presentiamo, anche se un po' in ritardo, il set, l'ultimo set Lego Star Wars Ultimate Collector Series uscito per la settimana del May the 4th, ovvero la settimana del 4 maggio, che è un po' la settimana dedicata ai fan di Star Wars, un po' la festa mondiale per quello che riguarda tutto il mondo di Star Wars. La Lego in quella settimana ci presenta un set nuovo, importante, imponente, costoso, un sacco di pezzi, bello grande, super atteso, sempre tutti gli anni, è ormai una tradizione, una polybag esclusiva con un personaggio che viene venduto solo in questa settimana, sconti, occasioni, vecchi set Star Wars venduti a prezzi stracciati. Insomma, è una settimana in cui possiamo spendere i nostri soldi per quello che riguarda il mondo Star Wars, magari anche risparmiare qualcosa e goderci questa settimana fantastica. Quest'anno ci è toccato lui, il 75098 Assault on Hoth, 2144 pezzi per un prezzo, secondo me un po' eccessivo, di 259,99 euro. Allora, perché è un po' eccessivo? Spesso, per quello che riguarda a me come collezionista Lego, spendo tot soldi, costruisco un set e poi faccio un attimo di bilancio alla fine del montaggio. Cioè, ok, ho speso tot, quanto mi sono divertito, vedo l'oggetto, lo utilizzo, cerco di un po', mi faccio un po' un'idea e cerco di capire la qualità prezzo, ecco, esatto. In questo caso qui secondo me il prezzo è un po' eccessivo per la qualità del prodotto. Sia chiaro, il set è divertentissimo da montare, passa anche in fretta, è molto diverso, quindi non ci si annoia quasi mai, però è veramente, è comunque un giocattolone, è un set estremamente giocabile, troppo giocabile per quello che noi collezionisti riteniamo come UCS. Cioè, l'UCS viene sempre considerato, forse anche erroneamente, come una serie di modelli da esporre, da montare e da esporre nella propria camera. Ecco, questo ed è il primo set di questo tipo che ha la dicitura stampata sulla scatola, perché per esempio il villaggio degli Ewok o la Morte Nera 10188 sono considerati set UCS. Se guardate nei vari siti vengono proprio messi nella lista dei set UCS, però nella scatola, ed è una cosa un po' assurda, un po' stupida, molto psicologica, non viene scritto, quindi venivano considerati mega set collezionabili, giocabili, quindi gioconi da adulti, quindi non messi nella categoria UCS, che invece per molti collezionisti vengono considerati appunto modellini, modelloni grandi con la loro tavoletta, con il loro adesivo, con le descrizioni dell'astronave, costruzione, bla bla bla. E quindi questa cosa qui secondo me un po' non ha reso facile la vita di questo set. L'altra cosa, questo forse è un parere un po' personale, nonostante io ami la follia, la battaglia di Hoth, ami la follia, l'impero colpisce ancora, sono un po' stanco di vedere dei set dedicati appunto a questa battaglia, perché sono veramente, ma veramente tantissimi. Faccio un esempio, gli Snow Speeder ne sono usciti, se non ricordo male, una decina, 11 forse, non singoli anche per i fatti loro, ma in vari set, sottoset, c'è sempre lo Snow Speeder, probabilmente i bambini, oppure la Lego, più che bambini, i bambini li comprano, anche io li compro, però la Lego si è accorta che facendo lo Snow Speeder, boom, vendono 250 milioni di copie, quindi ogni 2 anni, ogni 3 anni, boom, ci schiaffano uno Snow Speeder in catalogo, e via che si vendono. Ecco, quindi questa cosa qui, mamma mia, basta con sti Snow Speeder. Tra l'altro, porca misera, nel 2003 avete fatto questo UCS meraviglioso, però parliamo del 2003, quindi 13 anni fa, e non avete più fatto un secondo UCS. Ma sapete cosa? Sembra che nel 2017 invece uscirà un reissue, appunto, un nuovo reboot, chiamiamolo così, ormai il reboot fa un sacco di moda, di un nuovo Snow Speeder UCS. Quindi chissà, sarà vero o non sarà vero, lo scopriremo solo vivendo. Ok, quindi dicevo, siamo un po' stanchi, abbiamo visto veramente tantissime, le chiamo trincee, cioè questo set qui della trincea, adesso questo è più grande che sia mai uscito, però
ne abbiamo visti tantissimi di set, e poi tra l'altro tutte le cannoniere sono sempre sempre diverse, 1000 torrette turbo laser ogni volta differenti. Gli speeder bike imperiali bianchi, in ogni set c'è uno speeder bike imperiale bianco, in ogni set c'è il cannone degli imperiali, ci sono le minifigure degli snowtrooper, tantissimi set sempre simili, leggermente cambiati. Ok, boh, sono anche un po' stanco personalmente, però ribadisco, magari è solo una mia, non magari, sicuramente è una mia impressione personale. Ecco, tornando a questo, eliminando i set già visti e rivisti, perché per esempio la parte hangar è già uscito, tra l'altro un set molto raro, ne è uscito uno in cui avevamo l'hangar, la mangiatoia dei Town, abbiamo una gru per caricare i mezzi dei ribelli, adesso questa per esempio non era mai uscita, questo mezzo ribelle così dettagliato non l'avevamo mai vista, ed è una delle tre novità, diciamo, come abbiamo detto, una sezione del centro di comando ribelle si è visto mille volte. E poi abbiamo le due novità, cioè il cannone a ioni e il generatore di scudi. Queste sono le cose che mi hanno fatto storcere di più il naso, perché sono estremamente sproporzionate, se vogliamo, e inaccurate. Il cannone ioni nel film, come vi ricordate, è veramente immenso, è enorme, quindi dovrebbe essere, per fare una cosa proporzionata, dovrebbe essere una palla di Lego di un metro, quindi infattibile. Il generatore di scudi ha 4 dischi, non ne ha 3. Sono piccoli dettagli, però secondo me il collezionista comincia a guardarsi, e io credo che abbiano perso un pochino di vendite. Hanno fatto questo meccanismo molto interessante, mi viene da dire, probabilmente i 3 dischi sono una scelta dovuta a questo tipo di meccanismo, per cui noi spingiamo questa leva, boom, ed esplode, come appunto vediamo nel film, distrutto dagli AT-AT. Novità, se vogliamo, che abbiamo tutte le cannoniere intercambiabili. Io posso mettere le cannoniere qua, posso spostare quest'altra cannoniera qua, insomma ci sono 5 postazioni diverse, 6 postazioni diverse in cui spostare queste cannoniere, ancora una volta inaccurate, sempre che non siano appunto nella trincea. L'hangar, anche questo è sproporzionato, ma ci sta. Comunque, perché ci sta? Perché è un giocattolone, ed è questo che ci fa storcere il naso. Vi faccio un esempio: il villaggio degli Ewok, uscito, se non ricordo male, nel 2012, non vorrei sbagliare, probabilmente 2012, era un set UCS, perché come dicevo prima, viene appare sempre nella lista degli UCS, però era un set unico, era una sorta di mini diorama, ed è piaciuto tantissimo, tuttora è uno dei miei set preferiti, perché è un mini diorama, è una cosa sola tutta unita. Invece questi sono tanti set messi insieme, e questa cosa non è piaciuta per niente. Parliamo un attimo dello Snow Speeder, cosa interessante, questa invece a me è piaciuta parecchio. Lo Snow Speeder che abbiamo qui non è quello di Luke, cosa che molti sbagliano, che lo Snow Speeder con la livrea arancione non è quello di Luke. Quello di Luke appunto è quello con la livrea grigia, che guarda caso è uscito nel 2014, questo il modello del 75040, ed è esattamente identico, quindi è perfettamente perfettamente accoppiabile, chiamiamolo così, a questa con la versione arancione. Quindi questa è una cosa che ho gradito, ovvero non è un'altra versione diversa, è cambiata, sta cambiata, è la stessa identica, solo che sono due modelli diversi come nel film. Abbiamo il Wampa, una nuova caverna del Wampa, abbiamo visto questo set, se non ricordo male, sempre nel 2011 forse, o 2010. Il Wampa differisce dalla colorazione del naso. Town, ennesima versione, e poi abbiamo le nostre minifigure. Sono 14 minifigure più un droide astromeccanico, il Town è appunto il Wampa. Cosa particolare che la Lego tende a chiarire, che le minifigure sono i personaggi umanoidi, quindi testa, gambe e braccia. L'astro droide in questione, che è un personaggio nuovo che non si era mai visto, ovvero R3A2, non viene considerata una minifigure, ma viene considerato un droide, mentre K3PO, che lo vediamo alla sua seconda edizione, invece è una minifigure, appunto perché ha la testa, le braccia e le gambe. I personaggi nuovi, cioè i personaggi che non si sono mai visti in questo set, sono 3, ovvero Thorin Farr e Wes Jenson, e appunto il nuovo droide R3A2, come detto prima. Direi che abbiamo detto tutto.
il set, se siete dei super fan di Lego Star Wars, che non potete farvi perdere niente, dovete assolutamente acquistarlo. Se invece siete dei fan che invece vogliono risparmiare soldi per prendere i set che meritano veramente, ecco, io a sto punto mi sento di sconsigliarvelo, consiglierei qualcos'altro. Soprattutto se siete amanti di Star Wars, aspettate un attimo, perché rumors ormai da mesi che girano, vogliono una nuovissima Death Star, una nuova Morte Nera UCS. Ne abbiamo avute due per adesso, ovvero la Casa delle Bambole, di cui abbiamo visto prima la foto, la 10188, e abbiamo avuto la UCS, quella mega modellona, che pure appunto era la Death Star 2 vista nel Ritorno dello Jedi. Sembra che uscirà probabilmente sempre 2016, quindi parliamo di ottobre, novembre, saremo a ridosso all'uscita di Rogue One, che sarà appunto il 14 dicembre, e probabilmente questa sarà la Morte Nera dedicata a questo film. Grazie mille, grazie a tutti, mi raccomando, condividete, mettete like, commentate, fate quello che volete. Lega Nerd tutta la vita, Lego Star Wars Addicted, Roby Rani, mi trovate sempre qui, mi raccomando, grazie mille, ci vediamo alla prossima, ciao!